Io faccio una breve presentazione mia, per chi non mi conosce, credo che la maggioranza magari già mi conosce. Allora, io mi chiamo Denis Signorelli, oggi mi occupo sempre in Soaring come sistemista senior, soprattutto per quanto riguarda la parte di exchange, exchange online, ok? A parte il mio cognome italiano, sono brasiliano, quindi può capitare di parlare qualche parola sbagliata oppure un accento un po' strano, ok? Come il tempo è curto, andiamo già un po' avanti. Noi parleremo del discorso Cloud Mailbox in different geographic locations. Cosa vuol dire? Noi parleremo di caselle di posta semplicemente in regioni diverse. Come funziona questa cosa in cloud, ok? Questa sarà la nostra agenda. Multi-geo exchange online overview. What are the benefits? Multi-geo capability in background. How we start to use it? Frequently questions e current availability. Ok, credo che non sia neanche necessario tradurre. Allora, innanzitutto, cosa sarebbe il multi-geo? Anzi, cosa sarebbe il multi-geo con exchange online? Ok, allora ipotizziamo il discorso dell'azienda Pippo. L'azienda Pippo, il laser non funziona, vabbè. L'azienda Pippo è un'azienda in cui ha la sua sede negli Stati Uniti. Come vedete lì c'è sempre quella roba lì, EXO, cosa vuol dire? Exchange Online North America. E loro hanno 20.000 utenti, quello 20K lì, 20.000 utenti sempre in cloud negli Stati Uniti. L'azienda Pippo ha anche 5.000 utenti qua in Italia, come vedete on premises, vuol dire sempre a casa. On premises EUR, sempre in quella regione europea, ok, 5.000 utenti, e anche 5.000 utenti in Australia. Magari potete chiedermi, ma perché l'azienda Pippo ha 20.000 utenti già in cloud e non hanno finito ancora la migrazione? Mancano quelli 5.000 utenti lì e quelli 5.000 utenti in Australia. Perché l'azienda Pippo, magari per un obbligo legale, legato a una legge, oppure magari per un obbligo aziendale, una politica aziendale, loro devono mantenere i dati degli utenti sempre nel paese in cui, nel paese oppure nella regione in cui l'utente reside, ok? Dove è la residenza dell'utente. Quindi, per quanto riguarda gli Stati Uniti, va bene, la loro sede era sempre lì, quindi è facile migrare tutto verso il cloud e tutti gli utenti saranno sempre lì negli Stati Uniti. Però invece, qui in Europa e in Australia, non esisteva l'opzione di migrare, di spostare le caselle di posta, ad esempio, dagli Stati Uniti verso Europa oppure verso Australia. Una volta che noi facciamo il deploy del nostro tenant, sia negli Stati Uniti oppure sia in Europa, non è possibile spostare in cloud questa cosa. Quindi noi eravamo un po' bloccati in quello che chiamiamo di Central Geo, ok? La Central Geo sarebbe sempre dove noi facciamo il deploy del nostro tenant. Quello non si cambia mai, ok? Quella sarà sempre la nostra Central Geo. In base ovviamente all'indirizzo della nostra sede aziendale, noi forniamo quello a Microsoft e loro facciano il deploy sull'Office 365. Quindi noi eravamo un po' bloccati, Microsoft ha visto questa cosa come una limitazione del prodotto, perché alla fine, cioè, tante aziende avevano quell'obbligo legale, sì come Pippo, di avere i dati, di avere data residence dell'utenza in un paese specifico, però l'Office 365 non faceva questa cosa. E quindi Microsoft, guardando questa cosa proprio come una limitazione, loro hanno risolto di sviluppare quello che chiamiamo di multi-geo. Quindi il multi-geo, in poche parole, è una soluzione in cui sblocca tutte le opzioni per poter spostare tutte le caselle di posta, ok? In una regione, verso la regione che volete, ok? Ovviamente se la regione è disponibile per utilizzare il prodotto. Quindi ora che noi siamo sbloccati, vediamo cosa succede. Facciamo la migrazione dei nostri utenti che sono sempre qui in Italia, ad esempio, verso l'Office 365, verso il cloud, però mantenendo i dati sempre nella regione europea. Quindi ora noi facciamo quello che chiamiamo di
aggiungere il satellite GEO. Satellite GEO vuol dire tutto quello che non è il nostro centro GEO. Quindi noi abilitiamo il nostro satellite GEO qua, Europa, ok? E quindi noi iniziamo a fare questo spostamento da on premises verso il cloud. Noi spostiamo quelle 5.000 caselle di poste e a posto, ora noi abbiamo 25.000 utenti in cloud, ok? E ovviamente noi possiamo fare la stessa cosa con quegli utenti lì, quelli 5.000 utenti che sono in Australia. Andiamo allora ad aggiungere quelle 5.000 utenti, facciamo sempre il move mailbox verso il cloud, verso Exchange Online, e ora abbiamo praticamente 100% degli nostri utenti sempre in cloud, quelli 30.000 come vedete qua, ok? 20.000 sempre sull'Exchange Online di gli Stati Uniti, North America, 5.000 utenti in Europa e 5.000 utenti in Australia. Però noi possiamo andare anche un po' avanti, nel senso che noi non siamo soltanto bloccati nel senso di spostare, di migrare gli utenti dalla casa nostra verso il cloud. Noi possiamo anche migrare quegli utenti che già sono in cloud, ok? Quindi diciamo che l'azienda Pipo ha visto che il Giappone è un bel paese e loro vogliono iniziare a svolgere un'attività lì in Giappone e loro vogliono spostare 5.000 utenti dagli Stati Uniti verso il Giappone. Quindi noi aggiungiamo il Giappone come satellite GEO e spostiamo allora 8.000 caselle di poste verso il Giappone. Quindi in buona sostanza, cioè, noi possiamo fare lo spostamento che vogliamo alla fine, ok? Noi abbiamo 100% del controllo di data residence d'accordo con quello che vogliamo. Quindi noi abbiamo soltanto un tenant, soltanto un SMTP namespace, unica global address list, gli stessi amministratori, un punto unico di gestione e data residence d'accordo con quello che vogliamo, quello che abbiamo bisogno, ok? Allora, è importante da capire anche, secondo me, cioè, quello che il prodotto ci serve e quello che il prodotto non ci serve, ok? Il prodotto, per quello che ci serve, control where your user data is located, ovviamente quello è il principale, per controllare dove i dati dei nostri utenti sono, cioè dove vogliamo mantenere i dati dei nostri utenti. La seconda cosa è ovviamente la facilità di gestire questo scenario, perché alla fine quando avevamo quello scenario dell'azienda Pipo che aveva due exchange lì a casa, uno in Australia e l'altro in Europa, e aveva anche l'Ops 365 negli Stati Uniti, la cosa diventava un po' più difficile da gestire, perché alla fine era un exchange lì, un altro lì e l'exchange online. Quindi erano tre punti di gestione. Ora noi abbiamo soltanto uno, ok? E anche il discorso di empower your global workforce, migliorare la nostra esperienza, perché alla fine tante aziende che avevano questo discorso, avevano bisogno di questo discorso di andare 100% in cloud, però mantenendo questa roba di data residence, loro avevano bisogno di fare il deploy di 2-3 tenant, ad esempio come l'azienda Pipo che aveva l'exchange in Europa, un altro in Australia e l'exchange online sempre lì negli Stati Uniti. Prima di questa soluzione multi-GU era necessario fare il deploy di 3 tenant, però questa cosa diventava proprio un macello, nel senso che alla fine erano 3 domini diversi, 3 global address list diversi, era necessario fare l'impostazione della sincronizzazione degli utenti per mantenere una global address list, era un bagno di sangue alla fine. E quindi qua noi abbiamo una bella esperienza, perché alla fine adesso con MultiGU siamo soltanto in un unico tenant, ok? E ora dobbiamo capire anche per quello che il prodotto non ci serve. Control what specific data center your user data is located. Per controllare il data center specifico dove l'utenza dovrebbe rimanere. Ad esempio, come dice lì, noi vogliamo che i dati dei nostri utenti siano soltanto nei data center d'Italia. Quello è una cosa che non ha nessun senso. Perché? Perché alla fine, almeno nel mio punto di vista, quando noi andiamo in cloud, magari è per usufruire soprattutto dell'alta affidabilità che cloud ci offre. Perché tante aziende non hanno soldi sufficienti per avere un sito di DR, ok?
Quindi cosa queste aziende fanno? Vanno in cloud in modo tale di poter usufruire, cioè, tutti i benefici, soprattutto dell'alta affidabilità che cloud ci offre. E in questo caso qua, una volta che siamo bloccati dentro di un data center, non abbiamo nessuna alta affidabilità. Può capitare qualcosa con un data center, giusto? Quindi questa è una cosa che Microsoft dice che non succederà mai, ok? Making data follow a user cross geo. Cosa vuol dire? Fare i dati degli utenti seguiti, cioè nel senso, diciamo che il nostro amministratore delegato sarà in Australia settimana prossima per riunioni e noi vogliamo che automaticamente la sua mailbox si sposti in modo tale che quando lui farà l'accesso verso la sua casella di posta, l'Exchange Online vede quell'accesso e sposta la casella di posta dove lui è. Allora, questa è un'altra cosa che non ha senso, perché il prodotto si chiama MultiGeo, e in cui questo prodotto ci serve per data residence, non è data meeting, non è data ferie, non è data nulla, nel senso che se la persona va lì soltanto per una settimana, allora spostiamo la casella di posta. Ok, quindi questo è un prodotto che ci serve per data residence. Se la persona abita lì, allora la sua casella di posta sarà lì, ok? E l'ultima cosa che secondo me tutti sbagliano è pensare che questo è un discorso che ci porterà benefici di performance, che in realtà non succederà mai benefici di performance avere la casella di posta più vicino. Magari un paio di millisecondi può capitare, però alla fine è una cosa che non riusciamo neanche a sentire la differenza, ok? Quindi ad esempio noi vogliamo che un'utenza, la casella postale dei nostri utenti siano spostati dalla regione Europa verso la regione del Regno Unito, perché noi pensiamo che avrà benefici di performance. Infatti non succederà. Perché? Perché il beneficio di performance riguarda più la parte che Microsoft dovrà fornirci l'IP per collegarci verso il loro Microsoft in base a quello che chiamiamo di GeoDNS. Cos'è il GeoDNS? Il GeoDNS ti risponde a una richiesta di IP in base a dove sei. Quindi se noi siamo qua in Italia, se io provo a aprire il mio PC per collegarmi sulla mia casella di posta sull'Exchange Online, Microsoft vedrà che io sono qui in Italia e mi fornerà l'IP del data center più vicino qua in Italia, magari un data center a Milano, non lo so, però sarà il data center più vicino. Questo fa la differenza nel discorso performance. Perché? Perché una volta che siamo dentro del data center di Microsoft, ok, se la casella di posta è magari in Australia, magari in Giappone, non ce ne frega nulla, perché i data center di Microsoft lavorano con i backbone più veloce possibile del mondo, cioè loro utilizzano, cioè, diciamo, le tecnologie più avanzate. Quindi una volta che siamo dentro della rete loro, di loro rete, l'esperienza di velocità sarà sempre piuttosto avanti, cioè a questo punto non fa differenza se la nostra casella di posta è in Australia oppure se la nostra casella di posta è in Italia, ok? Andiamo un po' avanti. E come funziona il MultiGeo in background? Anzi, come funziona l'Exchange Online in background? Magari per chi di voi lavorate con Exchange, magari conoscete un scenario in Exchange che si chiama Resource Forest. Cosa sarebbe il Resource Forest? Resource Forest è un scenario in cui noi abbiamo la nostra casella di posta in una foresta e l'account dell'utenza in un'altra foresta. Ok, questo scenario è un scenario 100% supportato per Microsoft. Non è un scenario che mi piace, io sempre dico che se si può evitare, lo evitiamo. Comunque 100% supportato, possiamo utilizzarlo senza nessun problema. Detto ciò, perché ho spiegato questa cosa? Perché l'Exchange Online lavora in questo scenario, ok? Questa sarebbe l'Exchange Online, la topologia di Exchange Online, ok? Quello che chiamiamo di Exchange Online Single Geo Topology. La topologia che l'Exchange Online da 5 anni, non lo so quando è stato rilasciato, comunque da anni utilizza sempre questa topologia qua.
capire questa topologia, la prima cosa, dobbiamo capire che qua abbiamo tre regioni, ok? North America, Europe e APC vuol dire Asia Pacifico, una roba così, non mi ricordo. Ovviamente ci sono più regioni, però non è che dentro delle slide possiamo mettere tutti, ok? Quindi, su queste tre regioni qua ci sono soltanto una forest in cui si espande per tutti e tre. Ovviamente è questa qua blu, questa Azure Deep Partition, ok? Questa forest è l'unica in cui si espande per tutte le regioni dell'Office 365. Su questa Azure Deep Partition qua, qua è dove noi facciamo la creazione dei nostri utenti, dove noi cancelliamo i nostri utenti, dove noi impostiamo i nostri utenti, tutta la gestione in cui noi facciamo lì, in quella bella schermata dell'Office 365, viene fatta qua, ok? Sempre sull'Azure Deep Partition. Oppure per quelli che hanno un ambiente ibrido, magari per quelli che hanno un ambiente ibrido, c'è un Active Directory prima di questo Azure Deep Partition che fa la replica verso questa Azure Deep Partition. Quindi c'è una replica tra il nostro AD a casa verso l'Azure Deep Partition. Comunque, cioè, lasciamo perdere un po' il discorso ibrido per non diventare la cosa più complessa. Parliamo di questo discorso qua. Quindi noi abbiamo questa nostra Azure Deep Partition. Una volta che l'utenza Dennis, ad esempio, viene creata, viene fatto questo Director Sync, viene fatta una replica dell'utenza. Microsoft chiama questa roba internamente di Forward Sync, ok? Che vuol dire semplicemente fare il sincronismo di un oggetto, fare la replica di questo oggetto sulla forest, sull'account forest di Exchange Online, ok? Una volta che l'utenza viene fatta la sua replica qua, viene creato anche la sua casella di posta sulla Resource Forest, ok? Esiste ovviamente un trust tra queste due forest in modo tale di poter utilizzare, c'è un'utenza qua, poter utilizzare la casella di posta qua facendo il director, questa roba che chiamiamo di director lookup, che sarebbe semplicemente la casella di posta fare tutte le richieste verso il domain controller dell'utenza, verso il domain controller dell'Exchange Online Account Forest. Ok, quindi questa era sempre la topologia di Exchange Online, ok? Poi, quando Microsoft ha iniziato a sviluppare la soluzione di MultiGeo, ok? Loro hanno provato a sviluppare il MultiGeo Topology versione 0.1. Qual è la differenza qua? Loro hanno fatto semplicemente lo spostamento delle caselle di poste, ad esempio la casella di posta che era qua in NAN, loro facevano lo spostamento verso Europa e il director lookup era fatto tra regioni diverse, tra data center regioni diverse, ok? Questa cosa funzionava, Microsoft dice che funzionava anche abbastanza bene, però loro hanno visto che loro potevano fare una roba piuttosto bella, cioè nel senso che fare un director lookup magari da Europa verso gli Stati Uniti, cioè non era una cosa che sembrava così bella loro. Quindi loro hanno fatto un passo in più, cioè loro hanno sviluppato questa cosa qua che si chiama Exchange MultiGeo Topology versione 1, che sarebbe ancora quella versione ufficiale in utilizzo fino ad ora, ok? Qual è la differenza di questa versione? Questa topologia qua, siccome l'Azure Deep Partition, questa topologia ha anche una roba che noi chiamiamo di Cross Region Account Forest. Cioè, loro ora non utilizzano più soltanto una forest qua e una forest qua, di quello che chiamiamo di Account Forest. Ora, loro hanno inventato questo concetto di Cross Region Account Forest, che vuol dire una foresta che si espande per tutti le regioni, per tutti i data center, ok? In modo tale che se io sposto la mia casella di posta da qua a qua, c'è sempre un domain controller dentro di questo data center. Quindi il director lookup viene fatto sempre a casa, sempre dentro di quel data center lì. In poche parole, cioè, in pratica, cosa loro hanno fatto? Loro hanno preso semplicemente un domain controller, loro hanno agganciato quel domain controller lì, ok, sul data center, e a posto.
ora il director look up viene fatto così, cioè a casa, lì dentro, ok? Quindi questa è la differenza tra la topologia, quella prima topologia senza il multi-GIU. E qual è il percorso dal momento in cui noi vogliamo iniziare a utilizzare questa topologia fino a che noi riusciamo a spostare le nostre caselle di poste dove vogliamo? Allora, il percorso sarebbe fare tutti questi step qua, ok? Non ha necessità di leggere tutti adesso perché io spiegherò più avanti in più dettaglio cosa fa ogni di questi step, ok? Il primo sarebbe questo: tenant is relocated from a normal account forest to a cross region account forest. Quindi il tenant viene migrato da un account forest normale, quello che abbiamo visto prima, verso una cross region account forest, ok? Questa è una roba che non c'è di servizio, non c'è nessuno di servizio, si può fare al volo così, a caldo, ok? E il tempo ci metterà più o meno tra una settimana, due settimane, dipende il quanto grosso l'ambiente è, di quanti oggetti infatti sull'Active Directory ci sono, ok? Soltanto una curiosità, Microsoft diceva che all'inizio dello sviluppamento di questa soluzione le prime prove che sono state fatte ci metteva più o meno 6 mesi per fare la migrazione, quindi come vedete, cioè, è una roba che loro hanno fatto, immagino io, un botto di modifica, perché da 6 mesi a 2 settimane è una bella differenza, giusto? Quindi ora tra 2 settimane già riusciamo a utilizzare questo prodotto. Il tenant viene aggiunto a una whitelist dell'Azure Active Directory per l'esposizione di nuovi comandi. Quindi cosa vuol dire? Che una volta che noi chiediamo Microsoft per l'utilizzo di questa soluzione, viene abilitato anche l'utilizzo di questi 3 comandini qua, ok? Quello primo, set MSOC company multinational enable, vuol dire che possiamo utilizzarlo per fare l'enable delle caselle di poste, cioè scusa, delle caselle di poste no, fare l'enable del multi-geo, ok, per un servizio particolare. In questo caso qua stiamo parlando di Exchange, però il prodotto multi-geo è un prodotto della suite di Office 365. Quindi alla fine possiamo utilizzarlo per gli altri prodotti di Office 365, cioè possiamo utilizzarlo per OneDrive for Business, possiamo utilizzarlo per SharePoint, possiamo utilizzarlo, non mi ricordo, però magari possiamo anche utilizzarlo per Skype for Business. E quindi utilizzando questo comando qua riusciamo a fare l'enable del multi-geo per l'exchange. Poi abbiamo questo comando qua, set MSOC company allow data location, che questo comando cosa fa? Aggiunge il satellite geo in cui vogliamo utilizzare. Quindi oggi il nostro central geo è in Europa e se noi vogliamo utilizzare il satellite geo di Australia ad esempio, allora noi possiamo utilizzare questo comando qua per aggiungere Australia come un satellite geo. E poi noi abbiamo il get MSOC company allow data location, che sarebbe soltanto un modo di visualizzazione di questo comando qua. Invece del set, il get ti fa vedere tutta l'impostazione, ok? E qua abbiamo anche un esempio del get MSOC company allow data location. Come vedete, noi abbiamo 3 attributi principali, ok? Il primo sarebbe is default. Cosa vuol dire is default? È il nostro central geo. In questo caso qua dovrebbe avere soltanto un unico central geo, giusto? Quello che vi ho spiegato. Quindi sarebbe la regione North America, perché tutti gli altri sarebbe false, il valore. Poi noi abbiamo l'attributo location, che vuol dire ovviamente il satellite geo, che sono abilitati, ok? Il nome del satellite geo. E poi noi abbiamo il service type, quello che ho spiegato, il nostro caso è Exchange, però se c'è anche abilitato questo prodotto per l'utilizzo di SharePoint, avrà anche SharePoint lì. Per quanto riguarda a quelli che hanno un ambiente ibrido, abbiamo un po' di cose in più da fare, ok? Perché quando noi abbiamo un ambiente ibrido, il nostro Active Directory a casa è sempre lui sarà
la persona, diciamo, autoritativa, nel senso che lui è il responsabile degli oggetti, ok, che viene fatta la replica verso il cloud, verso l'Azure Active Directory. Quindi in quel caso lì noi abbiamo bisogno, la prima cosa sarebbe aggiornare l'Azure AD Connect, il vector Peer Sync, per chi lo conosce, sulla versione 1.1.524.0, oppure più nuove ovviamente, perché questa versione riesce a fare quello che chiamiamo di sync del PDL, ok? Cos'è il PDL? Il PDL è un attributo che si chiama Preferred Data Location. Questo attributo non esiste sul nostro Active Directory. Questo è un attributo che esiste soltanto sull'Active Directory di Azure, ok? Non esiste sul nostro. Noi non facciamo una AD schema per fare semplicemente apparire questo attributo. Non esiste una AD schema. Quindi noi abbiamo bisogno di fare una cosa per poter fare la replica di questo attributo. Il Preferred Data Location è quell'attributo che fa il controllo da dove l'utenza dovrebbe essere. Quindi se io vorrei spostare la mia casella di posta, ad esempio, dall'Italia verso Australia, io devo andare su quell'attributo lì, Preferred Data Location, e devo compilare AUS, che vuol dire la sigla sempre di Australia, oppure magari se voglio spostare negli Stati Uniti, devo compilare NUN, ok? In quell'attributo. E quell'attributo lì è l'attributo in cui l'Exchange vedrà e capirà, ok, allora la casella di posta c'è questo attributo impostato Australia, allora la spostiamo in Australia, ok? E cosa facciamo per utilizzare quell'attributo? Perché io ho appena detto che l'attributo non esiste sul nostro Active Directory. Innanzitutto noi dobbiamo scegliere un attributo che non è in utilizzo. Quindi prendiamo il Custom Attribute 10, un attributo che è sempre lì sul nostro Active Directory, non lo utilizziamo per nulla. Allora lo prendiamo e compiliamo ovviamente quell'attributo con il valore che vogliamo. Cioè, se vogliamo spostare la casella di posta verso Australia, allora compiliamo AUS. Se vogliamo spostare verso gli Stati Uniti, compiliamo NUN. In questo caso qua diciamo che abbiamo compilato custom attribute 10 dell'utenza Dennis.signorelli con il valore NUN. Poi cosa dobbiamo fare? Andare sull'Azure di Connect e fare una roba che chiamiamo di Performance Attribute Remapping. Cosa vuol dire? Impostare sul nostro Azure AD Connect la replica di quell'attributo Custom Attribute 10 in modo tale che quando la replica arriva sull'Azure AD Connect, quello viene cambiato il nome, ok? Il valore si manterrà sempre lo stesso, però il nome diventerà Preferred Data Location. Quindi se andiamo adesso sull'Azure AD Connect, sulla PowerShell di Azure AD Connect, no, se andiamo sull'Azure Active Directory, sulla PowerShell, noi riusciamo a fare quel comando lì, get MSO user, ok? Facendo dennis.signorelli@pipo.com e ci porterà il Preferred Data Location, none, ok? Però questa cosa non si ferma qua, diventa un po' un casino ancora. Poi, vi ricordate che io dicevo che c'è anche una replica dalla partizione di Azure verso la Cross Region Account Forest, quello che Microsoft chiama di Forward Sync? Quindi quando viene fatto quello Forward Sync, il Preferred Data Location cambia ancora una volta il nome e passa a utilizzare Mailbox Region, ok? Perché Microsoft ha fatto questa cosa? Semplicemente perché, è come vi dicevo, il prodotto MultiGeo viene utilizzato non solo da Exchange, viene utilizzato anche dal SharePoint, anche da Skype for Business, non mi ricordo, però secondo me anche Skype for Business. Quindi questo attributo qua serve ovviamente per il MultiGeo, però questo attributo qua serve soltanto per l'Exchange, non servirà per SharePoint, ok? Perciò viene fatto questa modifica del nome da Preferred Data Location a Mailbox Region, ok?
E poi per capire qual è l'impostazione del mailbox region dalla mia mailbox, ad esempio, faccio un get mailbox denis.signorelli e ci porterà tutte le informazioni. Come vedete lì, l'attributo identity, mailbox region e last update time. Una volta che quell'attributo mailbox region viene impostato, ok, un servizio che si chiama mailbox load balance service inizierà a fare un paio di verifiche. E cosa sono queste verifiche? Queste verifiche succedono tra 6 ore più o meno, e queste verifiche fanno ricerche per cercare quello che chiamiamo di violation, violazione, ok? E cosa sarebbe questa violazione? Violazione vuol dire una mailbox in cui è in una regione che non fa il matching dell'attributo mailbox region. In poche parole, se dentro della mia mailbox è stato impostato quel valore lì, none, ok? E se la mia mailbox è ancora qui in Italia, vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato. Vuol dire che è un violation, ok? E questo violation, una volta che viene scoperto, sempre quello servizio lì, Microsoft Load Balance Service, dovrà capire che c'è quello violation e aggiungerà la casella di posta in una coda per essere spostato ovviamente dove quella casella di posta dovrebbe essere, ok? Questo violation in background come succede? È una roba abbastanza semplice alla fine. Come vi ho spiegato 10 volte, sull'attributo mailbox region noi abbiamo quelle tre lettere, che vuol dire la regione in cui la casella di posta dovrebbe essere, ok? Anche su ogni DB di Exchange Online, ogni DB di Exchange Online devono iniziare con quelle tre lettere, ok? Quindi, nel senso, è abbastanza facile, questo servizio qua semplicemente dovrà vedere l'attributo e dovrà vedere il nome del DB. Se quello non fa un match, allora vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato, è stato trovato un violation, allora mettiamo in coda per essere spostato in una regione in cui sarebbe la regione giusta. E poi ovviamente lo spostamento non si iniziano proprio subito, perché ci sono un botto di caselle di posta che si spostano tra l'ambiente di Microsoft, quindi magari ci metterà un paio di ore, comunque inizierà. Frequently asked questions. C'è un limit massimo di satellite geo in cui noi possiamo comprare? No, non esiste un limit massimo, ok? Secondo me non esiste neanche questo discorso di comprare. Noi paghiamo ovviamente per call di casella di posta, però non per satellite geo. Quindi no, possiamo utilizzare tutti i satellite geo che sono disponibili. Ovviamente ci sono quelli che non sono disponibili ancora, in America del Sud ad esempio non ci sono ancora, però quelli che sono possiamo utilizzarli. Noi abbiamo bisogno di un numero minimo di licenze sul satellite geo per poter utilizzarlo? No, se noi vogliamo spostare soltanto una casella di posta in un satellite geo, lo possiamo fare, ok? Però Microsoft dice che questa soluzione serve, cioè il requisito sarebbe per quei clienti che hanno almeno 5.000 licenze sull'Exchange Online. Però ragazzi, noi stiamo parlando di soldi, quindi se diciamo a Microsoft, guarda, io ho soltanto 2.000 utenti e voglio andare, è il discorso di parlare con il commerciale, che secondo me probabilmente loro non faranno caso, nel senso di no, tu non puoi andare, ok? Quindi, cioè, questo loro dicono che sarebbe il mondo ideale, però alla fine soldi e soldi, ok? Quali sono i tipi di data di Exchange Online, di dati di Exchange Online, in cui possiamo spostare fuori dal nostro Central Geo? Allora, sono soltanto tre cose. Caselle di posta normale, caselle di posta condivise, shared mailbox e gruppo di Office 365 Groups.
Do mailbox have to be migrated from on-premise? Ok, allora, la casella di posta dovrà essere migrata prima dall'exchange on-premises verso il central GU, prima di andare direttamente a un satellite GU. No, non è necessario, ok? Noi possiamo andare direttamente verso il satellite GU, non c'è nessun problema. Ci sono un po' di modi per fare questa cosa, ok? Però possiamo farla. Io posso creare nuove caselle di posta direttamente dentro di un satellite GU. Per gli utenti che non hanno caselle di posta ancora, sì, si può fare. L'unica cosa che dobbiamo fare prima sarebbe impostare quel PDL, il valore del PDL, ok? Prima di assegnare la licenza di Exchange, perché la casella di posta viene creata dal momento in cui noi aggiungiamo la licenza, ok? Quindi vuol dire che se noi impostiamo il PDL e poi abilitiamo la licenza, a posto, sarà creata direttamente lì. Noi possiamo cambiare il nostro central GU, quello che dicevo prima, no, non si può cambiare il central GU e non credo neanche che sarà possibile, neanche nel futuro, ok? Perché il central GU alla fine sarebbe il locale in cui il tenant è stato fatto il deploy e sarà sempre quello. E per quanto riguarda l'Exchange Online Protection, l'IOP, allora, l'IOP Processing, i processamenti che ci sono dentro dell'IOP, che sarebbe anti-spam, anti-malware, anti-spoofing, tutta quella roba per fare la protezione delle mail, ok? Viene fatto sempre dentro del nostro central GU, ok? Quindi non cambia nulla a quel livello. Gli utenti sentono il move, ok? Allora c'è un disservizio per il move. No, il move viene fatto a caldo, ok? Non c'è nessun disservizio per il move, si può iniziare tranquillamente senza nessun disservizio, nessuna paura, ok? La disponibilità attuale di questo prodotto. Allora, il prodotto è disponibile in Asia, in Australia, Canada, Unione Europea, India, Giappone, Regno Unito, gli Stati Uniti e Corea del Sud, ok? E il prodotto dovrà essere rilasciato anche in Francia. Francia quindi sarà come una regione, non sarà più parte della regione europea, diciamo. Il servizio è anche disponibile per l'Exchange Online, OneDrive for Business e SharePoint Online, ok? Che qua è in development, però secondo me già è disponibile, ok? Qualche dubbio, qualcosa che non è stata chiara sulla presentazione, qualcosa che posso chiarire ancora? Dubbi? Niente, a posto, hai spiegato bene così? Addirittura? Ok. Allora, niente, cioè, grazie a tutti, ok? Se ha qualche dubbio, potete chiedermi, non c'è nessun problema, girare una mail, qualcosa, che io provo a aiutare, ok? Sempre nel discorso Exchange Online. Grazie, ragazzi.